La prima guerra mondiale era appena scoppiata quando un uomo d'affari prese contatti con il governo francese. Si chiamava Jean Monnet. Avevo capito chiaramente quali sarebbero stati i problemi dell'impero in guerra. Il Regno Unito e la Francia erano alleati, ma eravamo anche in competizione per l'acquisto delle armi e le materie prime. Jean Monnet incontrò il ministro francese della guerra. Lo persuasi che Francia e Regno Unito dovevano lavorare insieme. Dovevano collaborare per gestire cibo e carburanti. Dovevano comprare insieme gli armamenti. Jean Monnet volò a Londra. Convinse il Regno Unito a comprare insieme alla Francia acciaio, petrolio e carbone. Cooperare ci permette di proteggerci. Cooperare rende le nostre economie più forti. E di questo che l'Europa ha bisogno oggi. Le nostre economie sono in rovina. I nostri paesi sono distrutti dall'odio. Lavorando insieme possiamo costruire un'Europa unita, libera dalla guerra e dalla povertà. Ho aspettato questo momento per 25 anni. Stringendo questo accordo, né io né il mio paese abbiamo alcun secondo fine, alcuna intenzione egemonica. Dal 1933 in avanti, la storia ci ha insegnato quanto tutto questo sia vano. Il futuro della Germania è legato a doppio filo a quello dell'Europa. Le proposte Schumann non sono rivoluzionarie, non sono nulla. Il principio fondamentale è quello di delegare la sovranità in un ambito ristretto ma decisivo. Bisogna tendere alla fusione degli interessi dei popoli europei, non solo al loro equilibrio. La dichiarazione Schuman, il 9 maggio 1950, proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Italia hanno dato vita nel 1951 alla CECA, la comunità europea del carbone e dell'acciaio. Ed è stato il primo passo verso l'Unione Europea. È stata il frutto dell'impegno per un'Europa migliore che alcuni grandi uomini hanno sognato per i loro figli e i loro nipoti. I padri fondatori dell'Europa meritano di essere ricordati. Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo morale, l'educazione e lo sviluppo morale, anche in questo
sono eccessive ci sono, perché per la legge internazionale ci sono dei criteri per i quali è previsto la limitazione della libertà di espressione. E per questi, che ho deciso testualmente, sono indicati nel comma 2 dell'articolo 10 della Convenzione dei diritti del Consiglio europeo dei diritti dell'uomo, nell'articolo 15 della stessa Convenzione e nell'articolo 29 della Dichiarazione universale, che prevede che, poiché la libertà di espressione comporta dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposta alle condizioni e restrizioni necessarie in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla libertà territoriale, pubblica sicurezza, ma anche alla protezione dei diritti altrui, il che ci porta esattamente alle nostre argomentazioni, ovvero perché è necessario limitare la libertà di espressione. Uno, per evitare dei fenomeni di hate speech, ovvero il discorso di odio, ovvero tutte quelle manifestazioni di espressione o delle dichiarazioni in una qualsiasi forma che vanno a ledere la dignità umana, la dignità della persona, quindi il rispetto che essa dovrebbe avere, che è un diritto che è fondamentale, infatti è indicato come tale nell'articolo 1 sia della Carta di Nizza che della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre dovrebbe evitare gli speech contro i gruppi, ovvero contro determinati gruppi sociali, in quanto ciò costituirebbe una base della discriminazione che sia etnica, razziale, sessuale o di genere. E inoltre anche la discriminazione del cittadino europeo è comunque protetto contro la discriminazione da altri articoli. E qui cito l'articolo 10. L'articolo 10 dell'articolo 21 della Carta di Nizza, così come l'articolo 14 sempre della CEDU già citata, che sono appunto per il diritto alla non discriminazione. Inoltre è interessante notare che Vox, l'Osservatorio Italiano sui diritti, ha evidenziato una correlazione tra il parlare di un fenomeno di odio e di discriminazione con una risposta di odio sui vari social media a questa notizia. Dunque sono collegati due fenomeni. Allora, io credo innanzitutto che i nostri avversari siano all'interno delle cose letterarie delle fabbriche, sicuramente molto valide, ma che non considerano sicuramente una cosa, ovvero che per parlare di libertà non si può parlare di limite. Pensiamo allo stesso valore di limite matematico. Il limite matematico si verifica quando andiamo a sostituire all'incognita quello che è il numero che è escluso dal dominio. Quindi quello che è il numero è escluso dall'insieme di possibilità. Il limite si verifica quando si va a prendere quello che è escluso dall'insieme di libertà. Quindi non mi pare giusto parlare appunto di limite con puro concetto della libertà. Non è possibile, non è concepibile una libertà piena dove viene appunto applicato un limite. Ora, in questo senso, io vorrei riferirmi anche ad una precisazione, che parlando di libero arbitrio, noi stiamo parlando di libertà di forma, di libertà di espressione, quanto piuttosto di libertà di pensiero, che sono due cose ben diverse. Pensiamo per esempio a una legge come la legge sulla violenza di fascismo. È certamente giusto limitare la riformazione del sottofascista, anzi è doveroso, tuttavia è possibile processare le intenzioni così vorrebbe dire molto possibile, ovvero cercare di limitare una persona direttamente a partire dall'espressione di una determinata idea. È lecito, è giusto che chiunque possa essere capace di pensare quello che vuole, ma una questione è pensare, ma esprimere in forma privata un'opinione, è una cosa invece tentare di cercare di imporre una propria opinione in modo pratico e quindi anche in annoso rispetto alle libertà degli altri. Un'altra cosa che vorrei considerare è che parlando di libertà di espressione già andiamo a inserire sicuramente un contesto democratico. Pensiamo per esempio agli articoli che richiamano la libertà di espressione nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella stessa Costituzione italiana. Pensare all'articolo 21. Quindi mi sembra che eliminando la libertà di espressione andremo di fatto contro la democrazia e quindi rischieremo di trovarci in origine totalitario. Un altro punto più importante è limitare la libertà di espressione potrebbe salvare lo Stato, aiutarlo a proteggersi da minacce che siano esterne o interne. Per minacce esterne vediamo il terrorismo, evitiamo, pensiamo, il caso Cilento o in generale il terrorismo dell'ISIS che sta andando ad attaccare il loro delle istituzioni europee e democratici. Infatti sappiamo che uno dei maggiori metodi di reclutamento
importante. Mentre per quanto riguarda l'interno dello stesso Stato, si può pensare a azioni sovversive antidemocratiche che mirano a instaurare un golpe, una dittatura, e fanno ciò attraverso la loro propaganda di odio, che sappiamo diffondersi molto facilmente. Ci sono infatti degli studi che sociologici vanno a chiamare questo fenomeno group polarization, per il quale una singola persona che fa parte da una certa opinione intollerante ma moderata è portata ad estremizzare e radicalizzare la propria opinione quando vede che c'è una base di consenso sociale, che un appoggio che sia reale, concreto, virtuale, ma comunque di base questo viene radicalizzato. Per questi motivi vogliamo ribadire l'importanza della limitazione della libertà di espressione, sempre in conformità alle norme. Quindi bisognerebbe aumentare questi incontri e soprattutto vorrei concludere appunto facendo riflettere sul potenziale che noi abbiamo